Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22 e oggi vi porto un nuovo video sulla Land of Italy, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e poi vi ricordo sempre in descrizione sono tutti i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming, così facendo potete aiutare la mia partner a crescere. E allora ragazzi, eccoci qua, intanto buon fine settimana a tutti e terminiamo insomma la settimana con un nuovo video sulla Land of Italy. Allora ragazzi, nell'ultimo video, se ve lo siete perso andatevelo a vedere, perché abbiamo iniziato a fare il pellet di fieno. Ecco qua i primi pallettini, ho terminato io tutta la raccolta del fieno, perché insomma nel video abbiamo visto... abbiamo fatto un paio di scaricucci, poi l'ultimo l'ho fatto io ed eccolo qua, lo andiamo a scaricare. Volevo farvi vedere un altro metodo per scaricare il pellet, se non volete usare, noi abbiamo usato l'altra volta la telescopica, possiamo usare il carro ponte, ma possiamo anche fare in questo modo, vedete, basta che vi avvicinate così e scaricate direttamente il pellet direttamente dentro la tramoggia. Ok, potete fare anche in questo modo. Insomma, adesso è tutto fermo perché se non levo un pallettino, raga, qua dovete levarli, perché sennò la produzione si ferma. Ok, quindi occhio che vedete sempre se non è piena, dovrebbe essere ripartita. No, non è partita, raga, non so perché. Forse dobbiamo levare questo qua all'inizio, no, quell'ultimo. Allora, mettiamolo qua questo. Poi faremo un video dove andremo poi a vendere tutto il pallettino. Ripartito? Sì, è partito, raga, a posto. Questo ha scaricato tutto? No. Va bene, allora ragazzi, detto ciò, oggi non ci andremo a occupare del pellet, perché insomma l'abbiamo fatto nell'ultimo video. E poi devo fare un'altra cosa importante che farò, già come avevo già anticipato qualche video fa, un video sui vitellini, perché come potete vedere non so più vitellini, ma sono cresciuti, ragazzi, ho diventate belle mucche, quindi dobbiamo un attimo trasferire nelle rispettive stalle, ma questo lo faremo in un altro video. Allora oggi volevo portarvi, cioè vi porto insomma, una mod davvero bella che aggiunge un po' di realismo al gioco per quanto riguarda la manutenzione dei mezzi. La mod si chiama Realistic Damage System, questa qua la trovate sui siti esterni, è soltanto per PC, perché insomma purtroppo raga è solo per PC. La trovate su King Mods, l'ho scaricata, e quindi si chiama Realistic Damage System e non è altro che in pratica uno script che rende la manutenzione del veicolo più complessa. I danni si verificano ad ogni veicolo nel tempo e alcuni danni verranno indicati nella finestra di aiuto, che sarebbe questa qua dell'F1. Quando stiamo sopra un mezzo apriamo questa finestra e ci segnalerà i danni che abbiamo nel veicolo, ma altri non, per essere trovati bisogna effettuare un'ispezione al trattore, al veicolo. Insomma, ora vi faccio vedere come funziona, pare difficile ma non è, è semplicissimo. Allora, per farla funzionare questa mod dobbiamo andare a comprare un pallettino che troviamo categoria pallet. È davvero bella, raga, perché per quanto riguarda la manutenzione, diciamo che aggiunge molto realismo, quindi secondo me è carina e ve la porto, insomma, voglio far conoscere questa mod. Eccola qua, Realistic Damage System. Bisogna comprare questo pallettino, quindi ce lo andiamo a comprare e lo andiamo, perché con questo qua ci servirà per fare le varie ispezioni e riparare i danni. Diciamo che è una mezza specie di officina avanzata rispetto a quella del gioco, no? Quindi io mo per maggiore realismo io la vado a mettere proprio qua dentro l'officina, in modo tale che porto i mezzi qua e facciamo finta insomma che stiamo riparando dentro l'officina. Ok, quindi allora andiamo a trovare, allora aspettiamo, prendiamo un trattore di questi un po' più vecchiotti, no, aspettate, sbagliato. Andiamo a prendere il G240 che sta qua. Se mi fate uscire, maledetti. Intanto, raga, ho terminato tutti gli altri lavori.
Mo sta a finire di scaricare qua. Anzi, mi sa che ha finito questo. Fammi vedere un attimo, raga. Sì, ha finito. Quindi questo qua lo possiamo rimandare indietro. Aspettate un attimo, Allora, questo via. Questo via. Quindi ho finito di trinciare tutto, tutto il mais. Ho raccolto tutte le barbabietole, tutte le carote. Quindi ho fatto tutti quei lavorettini che non avevo terminato, insomma. Allora, come potete vedere, in pratica, aprendo l'F1, vedete qua sotto mi dice che ci sono già 4 danni su questo veicolo. Quindi portiamolo in officina. Ok. Poi quindi calcolate che per avviare un'ispezione calcolate durerà un'oretta di gioco. E una volta aperto il menu è possibile selezionare l'entità del danno da riparare e ti verrà poi detto, insomma, il costo della riparazione e il tempo per ripararlo. Poi, una volta iniziata la manutenzione, adesso vi faccio vedere, l'ispezione, questa verrà effettuata durante l'orario lavorativo, che va dalle 7 di mattina alle 21 di sera. Quindi occhio pure agli orari quando fate questi lavoretti al trattore, perché poi, una volta che è iniziata la riparazione o l'ispezione, il trattore è inutilizzabile, quindi non lo potete usare. Quindi questa pure è una cosa molto bella. Quindi è come se lo portate dal meccanico e se lo prende, insomma, per ripararlo se lo tiene 2-3 giorni, quindi è inutilizzabile in pratica. Ok? Se non poi, mo vi faccio vedere tutto, insomma, come funziona. Però se non ripariamo poi i danni del veicolo che ha subito nel tempo, possiamo riscontrare dei malfunzionamenti del trattore, come ad esempio impiega di più ad accendersi, potrebbe non avviarsi, oppure si fermerà se il motore viene sottoposto a stress eccessivo, raga. Quindi tanta roba, raga, sta mod a me piace veramente tantissimo, perché va a migliorare questo aspetto di farming che va migliorato. Spero, insomma, che nel prossimo farming, per quanto riguarda i danni e le riparazioni dei trattori, sia qualcosa in più, tipo questa mod, no? Perché è molto meglio, cioè più bello, insomma, casomai periodo invernale, andare a riparare tutti i mezzi, fare le varie ispezioni e, per essere pronti, insomma, per la primavera, quando inizieranno i lavori, per esempio, oppure dopo giornate di aratura, portarlo in officina e ripararlo come si deve. Allora, detto ciò, ragazzi, dobbiamo andare ad aprire il menu, che si apre con Ctrl J. Eccolo qua. Qua vi dice che la manutenzione sarà completata alle 7.01 e vi costa 364. Ok, il primo danno. Poi qua ce ne dà un altro. 4 completate alle 8.36. In pratica vi dice l'orario in cui viene terminata la manutenzione al trattore e vi dice anche il costo, ok? Terzo, vedete, qua ci sono più di un danno, no? Qua ce ne dà 4 addirittura, vedete? E tutti gli orari e i costi delle varie riparazioni. Allora, noi che cosa facciamo, raga? Dobbiamo riparare tutti. Quindi andiamo a mettere repair. Quindi qua ci fino alle 7. Allora, partiamo. Vedete? Adesso il trattore è inutilizzabile. Vedete, non può partire. Questo mo alle 7 alle 7 c'era scritto finisce la manutenzione. Quindi poi vi verrà un messaggio, vi arriverà, dove vi indicherà in pratica che la manutenzione, la riparazione è stata effettuata. Allora, io direi di mandare un po' avanti il tempo. Vediamo un attimino se... Allora, mettiamo un attimo, apriamo pure l'F1. Vediamo un attimino a che ora finisce. Quindi alle 7 di mattina questo dovrebbe essere pronto, in teoria c'era scritto, vedete? Eccolo qua. Quindi fermati,
Ok. Allora andiamo a rivedere un attimo. Ed è un danno. Qua ce n'è ancora altre tre, raga. Quindi dobbiamo riparare anche gli altri. Quindi rifacciamo Ctrl J. Vedete, mo ne sono rimasti tre. E qua, per esempio, per riparare il primo danno, calcolate che avrò il trattore fermo fino alle 2.35 del pomeriggio. Il secondo, se riparo il secondo danno, ce l'avrò alle 15.59, fino ad allora fermo, in officina. E il terzo fino alle 17.04. Allora, io direi di ripariamo anche questo danno, quindi fino alle 14.35 ce l'avremo fermo che e sarà inutilizzabile. Comunque sia, funziona in questo modo, raga. Mo io, perché questo non l'ho mai, da quando l'ho usato, non l'ho mai portato in officina, ed ecco qua i risultati. Quindi c'aveva più di un danno da riparare. Comunque sia, se lo fate spesso, prima casomai di una lavorazione, andate a fare un'ispezione o roba varia, non arrivate a questo punto. Allora, io mo andiamo a provare con un trattorino un po' più nuovo, che sarebbe questo qua. Andiamo a prendere il, come si chiama qua, il Lamborghini. Andiamo a provare un attimino a fare un'ispezione. Sicuramente questo danni non ne ha, vedete? Ci dice che c'ha zero danni, quindi è perfetto. Però io voglio vedere più nello specifico, e voglio fare un'ispezione a questo trattorino, così vi faccio vedere pure come funziona l'ispezione. Allora, lo portiamo sempre qua in officina. Ci dobbiamo mettere più o meno vicino sempre a quel pallettino. Vediamo un attimino se riusciamo a entrare nel menu. Quindi Ctrl J. Vedete, qua ci dice che non ci sono danni da riparare, ok? Però voglio fare un'ispezione, quindi mettiamo Start Inspection. Ecco qua, vedete che in pratica qua durante l'ispezione, insomma, verrà ispezionato il veicolo e ci vorrà in pratica un'oretta, quindi sarà completata alle 14, ok? Quindi mettiamo ok, e anche questo qua, vedete, si è spento e non lo possiamo più utilizzare. Dobbiamo aspettare un'oretta in modo tale che verrà effettuata questa ispezione. Allora, andiamo alle 14, vediamo un po' che ci esce fuori, raga. Vai. Ok, vedete? Questa l'ispezione è stata completata e sono stati trovati zero danni, quindi il trattore è perfetto. Perché a volte può capitare che alcuni danni ve li segnala e altri no, dovete fare l'ispezione. Quindi di tanto in tanto, ragazzi, soprattutto quando lo usate tantissimo nei campi, ogni tanto un'ispezione per ripararli è da fare, insomma. Questa è la mod, raga. Secondo me è carina, è semplice da utilizzare, è una specie di, in pratica va a sostituire in pratica l'officina del gioco. È un po' più, diciamo, un po' più completa questo tipo di officina qua, la Realistic Damage System, perché insomma il fatto che durante le riparazioni il trattore non si può usare, ci vuole del tempo per ripararlo, sono cose secondo me più realistiche e belle, insomma, da avere in un gioco come questo, perché i trattori vengono usati tantissimo nel lavoro, quindi di tanto in tanto portarli all'officina, darci una riparazione, aggiustarli e quindi di conseguenza non poterli usare per qualche ora, per un giorno, insomma, dipende dai tipi di danni che ha e il tempo che ci vuole per riparazioni. Secondo me, raga, è un'ottima mod, no? Se vi piace un po' più di realismo da questo punto di vista, secondo me è ottima, ok? Questo è quanto, raga, per quanto riguarda questa mod. Spero, insomma, di essere stato abbastanza chiaro, ok? Va bene, dai. Allora, io direi che, detto ciò, io, insomma, il video era incentrato su questa mod, ma visto che c'è avanzato un po' di tempino, vabbè, queste qua le andiamo a vendere. Allora, intanto voglio finire di scaricare questo, così la ridiamo indietro. Ok, questa per il momento non ci serve più. Allora, leviamo un po' di roba noleggiata, perché c'è una montagna. Allora, abbiamo detto questa si può ridare indietro, questo qua pure si può ridare indietro e questo pure. Poi che dobbiamo ridare indietro?
basta, questi della fine agione ci servono, perfetto. Il trattore dobbiamo ridare indietro, che non ci serve più. Poi lo compriamo un trattorino un po' più grandicello, ok. E poi qua ci faremo un video dove andremo a vendere tutto questo bel pellet. Anzi, scarichiamo pure, già che ci stiamo, scarichiamo pure quest'altra bennatina di pellet de fienos, ok. Oh, mamma mia, che lag. Che laggata che mi ha dato. Ok. A posto, questo sta a posto. Così abbiamo messo tutto e non ci pensiamo più per quanto riguarda il pellet, ok? Perfetto. Allora, io direi di... dobbiamo qua... Io ho lasciato tutto qua perché dobbiamo finire di fare fienagione. Quindi portiamo un attimino gli attrezzini al campo. Perché mi sono rimasti in pratica due campettini di erba da fare ancora. Quindi mo andiamo un attimo là e iniziamo pure la fienagione. Questa erba qua la faremo per... Abbiamo detto perché... Per i cavalli e anche per le pecorelle. Ok? Quindi qua poi c'ho da rifertilizzare tutti i campi ad erba. C'ho da ripreparare i campi perché poi dobbiamo pure vedere che cosa riseminare. Anche se a quei tre campi là, quelli nuovi, gli ultimi che abbiamo comprato, ci vorrei riseminare di nuovo carote, barbabietole e... come si chiama là? Barbabietole e pastinaca, ok? Quindi... Allora, facciamo ecco qua, dispieghiamo tutto. Ok. Ok, e andiamo, dai, iniziamo pure qua la falciatura e andiamo. Oh, così per quanto riguarda l'erba, almeno per quest'anno diciamo che stiamo a posto. Poi vediamo se riusciamo a fare un altro tagliettino giusto per rifare un altro po' di pellet. Poi vediamo un attimo se riusciamo, quando stiamo a agosto penso che... Facciamo passare settembre verso ottobre, volendo si può pure fare un altro sfalcio d'erba. Comunque, quindi qua c'ho due campetti, uno ci facciamo un po' di fieno e all'altro un po' di erba per le pecore, ok? Così qua stiamo a posto. Vabbè ragazzi, dai, terminiamo qua il video. Spero vi sia piaciuta questa mod che vi ho portato, e non è difficilissima, insomma alla fine si tratta di un'officina che è un po' particolare, dove vi dice insomma tutti i danni che ha un trattorino, e la cosa bella è proprio nella riparazione, dove avrete insomma il trattore fermo per qualche ora e non lo potete usare. Secondo me è una cosa molto bella questa, no? Ok, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa mod e iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!